Salvatore Giorgi Stefano e Tedesco Giorgio. Gli arbitri Luciano Cardone e Ciro Cardone e il commissario Ivano Novello. Buonasera a tutti voi dal Pala Savena di San Lazzaro di Savena per la quarta giornata del campionato di Serie A1 di Palamano. Ari, Savini e Garau in difesa e invece il Trieste, con Radojković e Ivic, con Muran, Pernic, Dovgan, Fisintin. Bologna, ecco, che inizia con una difesa 6-0, vedo. Di Argentin, difesa che per il momento sembra molto aggressiva e compatta. In due sempre sul pivot. Andiamo, Lekovic ancora al tiro, questa volta segna con una penetrazione tra primo e secondo ed è uno pari. Secondo me era un buon lancio e va bene. Si nota benissimo che Radojković preferisce iniziare l'attacco col pivot centrale, giocando sul pivot per creare superiorità sui due esterni. Adesso prova Lekovic, bel tiro. Lekovic che dai 7 metri e mezzo, 8 metri. Che Bologna deve sfruttare al massimo, anche perché ora Lekovic ha tirato dai 9 metri. Un gol incredibile, bellissimo. Terzo gol per Lekovic, che tira con Modus Ampara. Ora Trieste riparte con Lekovic. Dai 10 metri lascia un bel tiro, un bel gol. Questa area? Ma no, questa area sì, difesa in area, ha fischiato l'arbitro. C'è il gol di Lekovic ed è massimo vantaggio per il Trieste, più 4. Sbagliando tanti tiri dai 6 metri e adesso sono passati quasi 11 minuti di gioco del secondo tempo, abbiamo fatto un solo gol e Trieste ha fatto altri 6 gol. Ora Lekovic ci punisce e adesso ora Trieste è in attacco, c'ha la palla del probabile più 8 e diventerebbe una situazione difficile. Dobbiamo difendere e ripartire in velocità. Ora Pernic si trova totalmente libero e segnano più 8 Trieste. E adesso la difesa. Ora recupera palla Trieste, sono loro palla persa e gol di Lekovic, ancora dai 9 metri. Questo ragazzo sa giocare, sa tirare, ma non bisogna farlo tirare libero, bisogna contrastare, difendere. Stiamo prendendo veramente gol a grappoli. È il portiere che deve sentirsi in difficoltà. Ora Lekovic prova ad attaccare addirittura esterno, fa gol sotto le gambe di Lehmann. Questo era un tiro parabilissimo da angolo morto. Sì, ci hanno dimostrato che tutto può cambiare in pochi minuti. Ora Pernic, gol. Io vedo molto stanco Luca Argentin, molto stanco, però è anche vero che è uno dei nostri migliori difensori. Giorgio Tedesco ci pensa su e chiama l'ultimo dei time out che ha a disposizione. Trieste, diciamo che a un minuto e mezzo dalla fine gestisce, anzi va al tiro e segna ancora con Perni. Bologna nelle ultime 4 partite, quindi 2 vittorie e 2 sconfitte. I giocatori si salutano e noi da Gianni Racalbuto e Lorenzo Pedretti vi diamo una rivederci alla prossima partita in casa. Buona serata a tutti.